E a questo punto ripartiamo, siamo in perfetto orario e io chiamo sul palco Diana Diallo. Ciao Ciao. Diana, benvenuta, bentornata. Anzi, Grazie. ti lascio subito la parola. Perfetto, allora io condivido lo schermo, così facciamo partire la presentazione e parliamo appunto delle credenze sui soldi che ci impediscono di guadagnare bene. Allora, intanto voglio parlare di cosa vuol dire guadagnare bene, per me. Guadagnare bene è inteso come: 1. Avere un fatturato adeguato. 2. Pagarci abbastanza, quindi uno stipendio adeguato per noi freelance. E 3. Avere anche un margine adeguato, perché anche l'idea di lavorare in proprio è che ci dovrebbe anche essere qualcosa in più, oltre pagare tutti i costi, inclusi noi stessi. E perché siamo qui? Perché voglio parlare di questo? E perché in maniera generale i soldi influenzano ogni aspetto della nostra vita, ma ci preparano poco a gestirli da un punto di vista pratico e anche da un punto di vista emotivo. Ed è per questo che avere proprio la Money Edition del Freelance Camp, io appena l'ho letto, sono stata veramente felicissima. Ho detto: finalmente parliamo di soldi, parliamo di soldi, parliamo di soldi. Perché tutti noi comunque vogliamo avere una buona situazione finanziaria, avere questa benedetta serenità finanziaria, benessere finanziario, però poi com'è che ci si arriva in pratica? Visto che c'è poca preparazione, pensiamoci. Io mi piace sempre molto condividere questo schema del Consumer Financial Protection Bureau statunitense, che spiega da cosa dipende il benessere finanziario. E come vediamo, dipende da veramente tantissime cose, quindi sono tantissime leve sulle quali noi possiamo agire. Oggi io mi voglio concentrare sulla parte che è collegata alla personalità e all'atteggiamento, parlando appunto di queste credenze sui soldi che noi abbiamo. E lì scomodo altre persone dagli Stati Uniti, che lo psicologo finanziario Brad Klontz, che chiama queste credenze finanziarie proprio dei copioni. E quindi l'idea di questo talk è: scopriamo quali copioni stiamo seguendo in maniera più o meno consapevole. E chiarisco anche cosa vuol dire copione. Per Brad Klontz, i copioni sono le credenze che legate ai soldi che noi seguiamo in maniera più o meno consapevole, delle regole che noi ci diamo. Ad esempio, Mafe stamattina ha parlato di questa cosa di bisogna lavorare ad esempio a testa bassa. Questo può essere un copione. Noi impariamo questi copioni nel corso della nostra vita, a partire dall'infanzia. Le trattiamo come se fossero delle verità assolute, mentre in realtà sono vere solo in parte e poi in alcune circostanze. E lì il tabù dei soldi è lì che ci frega ancora di più, perché siccome di soldi non si parla, allora noi non ci pensiamo in maniera consapevole a queste cose e poi non li rimettiamo in discussioni. E in uno dei suoi libri, Brad Klontz, insieme al padre, anche lui psicologo finanziario, Ted Klontz, e a un consulente finanziario, Rick Keller, hanno fatto uno studio e hanno identificato 10 copioni ricorrenti nelle vite delle persone che soffrono di stress finanziario cronico. E questi copioni hanno anche visto che erano solitamente collegati anche a situazioni finanziarie precarie, reddito basso e anche ricchezza personali basse. E oggi io ve li condivido, così che potete identificare se qualcuno di loro sono nella vostra vita. Allora, chi sono io per parlare di queste cose? Quindi, Diarra, Certified Money Coach, e il mio scopo è proprio questo: aiutare chi ha la partita IVA a migliorare il proprio rapporto con i soldi per farsi pagare bene. Io lo faccio usando il femminismo, che mi permette di analizzare il contesto nel quale siamo, e anche gli archetipi. Infatti vi darò un po' degli accenni mentre spiegherò i vari copioni. E partiamo con il primo copione: più soldi miglioreranno le cose. Noi freelance, al grido di bisogna fatturare, fatturare, fatturare,
A volte è vero, bisogna fatturare, però non è una verità assoluta. E quindi, mentre sì, bisogna fatturare, non dobbiamo farlo senza badare all'equilibrio economico, quindi ricavi e costi, e neanche all'equilibrio finanziario, incassi e uscite, quindi i famosi clienti che non pagano, sarebbe stato anche meglio non ricorrere quel fatturato. Poi, quando seguiamo questo copione in maniera appunto inconsapevole, ci può portare anche a lavorare troppo, mettendo in secondo piano la nostra vita personale e anche la nostra salute. Può essere anche questo copione quando noi spendiamo per risolvere i problemi, e quindi pensiamo che basta che usiamo soldi per risolvere, il problema si risolverà. Quindi compro il corso ma poi non lo faccio, pago la consulenza ma poi sparisco nel nulla. Questo è proprio il primo copione che possiamo magari riconoscere nella nostra vita. Quando vediamo i soldi poi appunto come un fine piuttosto che un mezzo, questo è solitamente l'archetipo del tiranno. Secondo copione, i soldi sono brutti, sono sporchi, la variante è i ricchi sono, poi aggiungiamo qualsiasi cosa negativa ci viene in mente, oppure quando pensiamo che per poter guadagnare dovremo scendere a compromessi e magari mettere a repentaglio i nostri valori. Ora, Anna Maria Bernini, con la sua presentazione, ci ha anche spiegato molto bene. Chiara, devi avere uno, scusa se ti interrompo, ma uno dei tuoi orecchini deve sbattere sbatte. Orecchini. Non so, forse perché sono io che mi muovo troppo. No, ma abbiamo un cic-ciac sul microfono. Ah, allora forse il microfono che si muove sulla sciarpa. Ok, ora dovrebbe andare meglio. Adesso va benissimo, grazie. Perfetto. Allora, era la sciarpa, scusatemi. Quindi i soldi sono brutti, quindi siccome i soldi sono brutti e io sono una brava persona, o sarà meglio che non guadagno troppo, oppure se guadagno bene allora troverò il modo di sbarazzarmi di questi soldi per rimanere una persona buona. Quindi questo ad esempio è collegato all'archetipo del creatore artista. Andiamo avanti, non merito i soldi, allora lì è quando noi pensiamo cose del tipo come posso avere così tanto quando altre persone hanno così poco, oppure come posso farmi pagare per qualcosa di essenziale di cui le persone hanno bisogno, quindi dovrei erogarlo gratuitamente, oppure come posso farmi pagare per qualcosa di non essenziale, quindi io devo chiedere soldi alle persone per qualcosa che non è strettamente necessario, oppure come posso farmi pagare per qualcosa che mi viene facile, perché il lavoro, cioè bisogna sudare per lavorare, se è un lavoro duro, tipo zappare la terra, cioè, se non sto sudando e non è difficile, cioè non posso chiedere soldi. La variante è anche c'è una guerra, c'è una pandemia, come faccio a promuovermi, a vendere come se nulla fosse mentre le persone stanno soffrendo? E questo sono gli archetipi, ad esempio, del creatore artista oppure del martire. Prossimo copione, merito di spendere. Questo è quando noi non siamo capaci di dirci di no, sia nella nostra vita personale, ma anche nella nostra vita professionale, al suono di tanto lo metto in detrazione. Quindi se poi i nostri costi non sono adeguati rispetto al nostro fatturato, ai ai ai, magari fatturiamo anche bene, ma magari non riusciamo a pagarci, oppure ci rimane ben poco. Questo può essere collegato all'archetipo del folle oppure della vittima. Quinto copione, la scarsità, i soldi non basteranno mai. E quindi io devo sempre lavorare perché qualsiasi cosa mi arriva non mi basteranno perché i miei costi saranno alti, chissà cosa mi succederà. Quindi lavoriamo sempre, non sappiamo dire di no, e non riusciamo a goderci i risultati del nostro lavoro. E questo è un copione che è collegato all'archetipo della vittima oppure del tiranno. Nel lato opposto, ci saranno sempre abbastanza soldi, ma perché mi devo preoccupare? Questo può essere quando sappiamo di poter contare sulla nostra famiglia di origine oppure su il o la nostra partner, quindi un po' ci adagiamo sui allori perché alla fin fine, anche se il nostro lavoro non va a gonfie vele, le cose comunque andranno bene. Oppure
non mi preoccupo oltremodo del futuro, perché chissà cosa succederà, arriverà una manna dal cielo, qualcosa, non pensiamoci che non è necessario. Quindi a secondo dell'approccio può essere o il folle oppure la vittima. Poi andiamo avanti, i soldi non contano, perché le cose veramente importanti sono altre. Quindi, soprattutto se siamo magari in una professione di aiuto, una professione artistica, una professione spirituale, con l'archetipo del creatore artista, c'è proprio i soldi non sono importanti, quindi prima penso a tutto il resto e i soldi non ci penso, perché non sono quelle le cose importanti. Se invece i soldi contano e come, e pensiamo che sarà il successo finanziario a dare un senso alla nostra vita, e quando appunto noi vediamo il successo solo come i soldi sul conto corrente, i risparmi che crescono, questo può portare a, ad esempio, paragonarci agli altri, scegliere i nostri obiettivi in base a quello che dice la società, e quindi, piuttosto che pensare cosa vuol dire successo per me, io penso solo che sono i soldi, può essere anche il senso di rivalsa. Se ad esempio magari siamo cresciuti in una famiglia umile, oppure stiamo facendo il freelance un po' contro tutti le persone della nostra vita che dicono ma chi te lo fa fare, allora io devo far vedere loro che, e quindi penso che devo guadagnare tanto per dimostrare loro di valere. Questo può essere la versione sana e l'archetipo del guerriero, quando è veramente solo i soldi come fine e non come mezzo, è l'archetipo del tiranno. Infine, evergreen, non è bello o necessario parlare di soldi, questo è anche molto presente nell'archetipo del creatore artista, quindi visto che non è bello o necessario, non si chiedono gli acconti, non si parla di prezzi, non si emette la fattura, non si sollecita, cioè qualsiasi operazione che ha a vedere con i soldi, non si tengono i propri conti, quindi le lasciamo tutti in una bella nebbia, che tanto di queste cose è meglio non parlare. E infine, l'ultimo che hanno identificato nella top 10 era: se sei una brava persona, non è necessario preoccuparsi per i soldi. Questo è collegato più a questa idea anglosassone, visto che loro sono negli Stati Uniti, del Vangelo della prosperità, dove c'è questa etica calvinista anche del lavoro, dove il fatto che il successo finanziario è anche collegato al fatto di essere una brava persona, quindi se sei bravo, in qualche modo Dio o chi per esso o essa si prenderà cura di te, e quindi volendo non c'è bisogno di preoccuparsi oltremodo, perché basta essere bravi e tutti i nostri bisogni saranno saranno soddisfatti. E quindi, dopo questa veloce carrellata, io vi chiedo, pensateci tra voi e voi, quali di questi copioni operano nella vostra vita, quindi quali avete riconosciuti, e pensate anche come vi hanno influenzato e come vi stanno influenzando tuttora, perché il primo passo per qualsiasi cambiamento è appunto la consapevolezza. Quindi una volta che ci rendiamo conto quali sono i copioni che sono nella nostra vita e che ci impediscono di andare nella direzione che vogliamo, allora possiamo fare un lavoro per appunto cambiarli e adottare dei copioni più utili rispetto ai nostri obiettivi. E con questo interrompo la condivisione, perché ho finito. Grazie Diarra. Beh, noi sicuramente il copione "non è bello parlare di soldi" lo smentiamo più o meno sempre, perché una delle cose per cui è nato il freelance camp è anche di parlare di soldi, che sono d'accordo con te, è un tabù pesante, ed è sciocco che sia un tabù, perché comunque sono un aspetto veramente importante della nostra vita e del nostro lavoro. Quindi ti ringrazio per questa carrellata di copioni che disfunzionali, ecco. Ma il problema è che hanno un pezzo di verità.
Sì, Quindi è vero, il certo. discorso è che quando le prendiamo proprio come verità assolute, sempre e comunque, cioè, come diceva Mafia stamattina, cioè, c'è un momento quando è il momento di lavorare a testa bassa, senza guardare niente, paraocchi, cuffie e però non possiamo farlo sempre. Quindi stessa cosa cioè, a volte non è necessario parlare di soldi, però a volte sì, quindi dobbiamo riconoscere i momenti quando è necessario e quando invece non lo è, piuttosto che Guarda, io credo farlo che questo sempre. sia un discorso, fra l'altro, anche più generale, che non riguarda solamente i soldi, ed è anche questo uno dei messaggi che abbiamo portato avanti spesso nel corso del freelance camp. Cioè, a volte ci fissiamo su un modo di fare le cose come se fosse l'unico possibile. Invece, davvero, a volte la soluzione che è giusta in una certa fase della nostra vita non lo è in un'altra fase, quindi dobbiamo allenare l'elasticità mentale e l'apertura alle possibilità. È per questo che noi apprezziamo sempre il fatto di portare storie e di portare soluzioni e di portare approcci, perché è molto importante avere il catalogo più vasto possibile Sì, e una cassetta vedere. degli attrezzi, poi in base al momento e dove siamo, cioè noi come persone che anche in quale contesto, allora prendiamo la cosa che è più utile in quel momento. Bene, ti ringrazio, Diana. Grazie a voi.